Ma purtroppo va accettato, però bisogna essere, almeno io lo sono, come tutti i tifosi, devono essere orgogliosi di questa squadra. Con gli errori che abbiamo fatto, con quello che abbiamo dato, perché comunque i ragazzi anche stasera hanno dimostrato attaccamento alla maglia, grande professionalità e grande serietà. Le energie che avevano dentro le hanno messe sul campo e forse magari è stata una liberazione chiudere la stagione. Perché altrimenti veramente sarebbe stato uno stillicidio ancora. Ora abbiamo l'ultima partita, bisogna onorarla nel migliore dei modi, soprattutto perché bisogna finire in una buona posizione classifica sul campo. Allora, lo spirito a Udine sarà sicuramente migliore, più sereno e più tranquillo, perché a questo punto qui ormai non abbiamo più niente da chiedere alla stagione, al campionato, quindi dobbiamo recuperare 2 punti, due giorni e poi ripartire. Fare 3 giorni di allenamento per cercare di andare a Udine e fare una buona partita. Ripeto, è una stagione anomala che non auguro a nessuno. 10 sconfitte sono tante, guardando i numeri, queste sono cose che vanno analizzate a mente lucida. Ora, in questo momento, qui non possiamo dirlo, non posso dirlo perché non sono, cioè, non ho i dati sotto e non avrebbe senso. Quindi, bisogna riposare, essere lucidi e ripartire. Con più voglia, sapendo comunque che questa stagione abbiamo fatto le buone cose e c'è una buona base per poter lavorare l'anno prossimo. A breve ha finito con i crampi e questa la dice lunga sulla tensione che c'era in questa partita.